Меня зовут Максим Коваленко, и сейчас мы находимся в детском саду 71-м. Это Янгульский район, город Николаев. И за моей спиной точка выдачи воды, где есть возможность у людей набирать питьевую воду. Там установлена в этом помещении система очистки воды. И фактически данная система снабжает примерно 2-3 тысячи населения водой ежедневно. Mi chiamo Alberto Capagnini, sono volontario dell'Operazione Colón e insieme ad altre persone andiamo a vivere dove ci sono dei conflitti. Abbiamo cominciato a venire qua all'inizio dell'estate, quando appunto i bombardamenti erano frequenti e le persone venivano qua a prendere cibo e acqua perché a Nicolaevo non c'è acqua potabile, quindi semplicemente aiutiamo a preparare il cibo per le persone, i pacchetti e viviamo con una quotidianità di questa comunità che è fatta da una trentina di persone e stando con loro semplicemente l'idea è che se loro vivono situazioni difficili perché nessuno sa come fermare questa guerra e quindi per me è anche un metodo il fatto di passare del tempo della mia vita con chi subisce la violenza del conflitto perché non credo che sia possibile da fuori teoricamente capire come fermare questa guerra. È importante che tanti di noi possano mettere le mani in questo dolore, in questa mancanza di significato, di umanità, di ascolto, di attenzione, di bontà, di comprensione. Mi chiamo Оля, мне 29 лет, и на данный момент я волонтер в гуманитарном штабе. Так, мы помогаем людям, которые в ВПО приехали сюда, и людям, которые проживают здесь. О ребятах я хочу сказать огромное спасибо, потому что это очень открытые люди, очень доброжелательные, всегда приезжают, помогают нам. Я понимаю, что люди просто уделяют свое время и дарят его нам. Сегодня, когда мы с ребятами красили стены, я подумала о том, что мы хотим ехать в их страну, в Италию, отдыхать, гулять, смотреть на это все. Они приезжают в нашу страну и помогают нам, работают вместе с нами. И это очень, очень приятно, и спасибо им за это большое. In Kherson, many people were Russian soldiers in civilian uniform. We recognize them. I, with my friend, take interest and try to speak to Russian invaders. First question, for what you are doing that? The answer, we don't care about your lives, about your houses, about your country. We don't care, we just do. Our general say to us and we just do. We don't mind, not first time they say it. Io sono Sara, ho 31 anni e sono progettista alla Papa Giovanni XXIII. In questo momento gestisco i progetti di cooperazione che la Papa Giovanni ha qui in Ucraina. Credo di poter dire che facciamo proprio parte di questa comunità, che facciamo parte di questa famiglia e ogni volta che torno è proprio come tirare un sospiro di sollievo e dire sono tornata a casa, ti rendi conto che il piccolo cambiamento nella vita delle persone che sono qua e che vivono il conflitto lo stai portando, che ti fa capire che sì, possiamo fare qualcosa per stare vicino alle persone che vivono sotto i bombardamenti, che sì, possiamo fare qualcosa per riempire quel vuoto lasciato dalla guerra e dalla violenza.
Меня зовут Маша, мне 16. До войны я училась в школе, в 10 классе. Служила в церкви, вообще все основное мое время проходило здесь. Здесь все мои друзья, здесь и служение. Ну, в общем, весь движ у нас был здесь. Что изменилось? Изменилось, все уехали. Но зато появились новые знакомства. Sono Carla e sono qui in Ucraina da circa un mese. Quando siamo venuti la prima volta, ad aprile scorso, ci hanno chiesto non portateci solo degli aiuti umanitari, ma venite qui, state con noi, vivete con noi. Ed è quello che hanno fatto poi i volontari di Operazione Colomba e poi tornando noi con le carovane di pace. Condividere la vita, sostenerli, non farli sentire soli, abbandonati. Il ricordo più bello che mi porto a casa è sicuramente il concerto che abbiamo improvvisato in un villaggio vicino al fronte, un villaggio che comunque ha vissuto tutta la violenza del conflitto e la gente si erano disabituati, no, a sentire dei canti, dei sorrisi, delle persone che le andassero a trovare. E quindi quando gli abbiamo portato gli aiuti umanitari, poi abbiamo tirato fuori anche i nostri strumenti musicali e abbiamo cominciato a cantare delle canzoni italiane che qui sono molto molto apprezzate. È stato bellissimo vedere i loro sorrisi, come quanto fossero stupiti, no, di ritrovarsi in mezzo a un concerto e si sono ricordati che la vita non è solo violenza, guerra, freddo, gelo, ma è anche sorriso e amore. C'è qualcosa che è più forte della violenza. Ciao, sono Elona, mi trovo a Odessa e sono la capo progetto di Conversione Francofoli. Un momento significativo che mi è rimasto particolarmente impresso è un giorno mi trovavo alla Caritas Press di Odessa. C'ero io e tutti gli altri lavoratori volontari della Caritas che stavamo lavorando al computer e a un certo punto sono andato all'allarme e lì si sono iniziati gli attacchi e i bombardamenti. E mi ricordo questa scena di questa signora, della lavoratrice della Caritas, che era molto preoccupata per la figlia. La tenerezza, la delicatezza, la sua preoccupazione mi è rimasta impressa perché è stato un modo per capire cosa vuol dire essere madre in tempi di guerra. Mi chiamo Stefano, sono qui a gestire un progetto di prima emergenza per Condivisione fra i Popoli. Mi trovo in Ucraina ad ottobre, è una scelta che ho fatto perché speravo di poter essere vicino a questo popolo e cercare di mettermi a disposizione per provare a lenire le sofferenze delle persone causate dalla guerra. Quello che mi ha colpito maggiormente è la capacità di queste persone di reagire, l'hanno fatto in moltissimi modi. Durante le varie esperienze Mykolaiv abbiamo sentito molto spesso i bombardamenti, abbiamo provato paura, abbiamo visto ogni giorno i danni, la distruzione, purtroppo la morte causata dai bombardamenti. E se da un lato abbiamo visto la forza con cui le persone hanno deciso di reagire, questa forza abbiamo vista in molti modi. Ogni volta che cadeva un razzo, il giorno dopo coprivano la buca, portavano via le macerie, riuscivano in qualche modo a trovare la forza di sforzarsi a vedere una normalità dove invece la distruzione era il fatto quotidiano. La speranza con questa iniziativa è quella di riuscire a creare un ponte, azzerare le distanze e costruire un domani andando oltre il concetto di confini. Ciao, io sono Giacomo Ceruti. Ho 24 anni, faccio parte di Operazione Colomba e sono un volontario venuto qui in città Mykolaiv a dare una mano a questa comunità, perché uno dei principi fondamentali di Operazione Colomba è il fatto di condividere la vita di tutti i giorni insieme a queste persone che si vivono il conflitto giornalmente. Un giorno stavo accompagnando una signora anziana del centro a casa sua che la stavo aiutando a portare dei pacchi appunto a casa sua, ed è stata la prima volta che ho sentito i bombardamenti qua in città. È stato un momento molto molto forte, perché con questa signora ci siamo un attimo ovviamente preoccupati della situazione e nonostante non riuscissimo a comunicare ci siamo aiutati molto in quel momento. Io sinceramente mi trovassi in questa condizione in cui si stanno trovando appunto queste persone qua in Ucraina, desidererei avere delle persone, magari internazionali, che vengono da fuori, spinte dal desiderio di poter aiutare e venire qua, appunto, anche solo a fare i pacchetti, ma essere presenti, ecco.